Smottamenti, buche, frane, molte strade provinciali necessitano di interventi urgenti, in particolare nelle zone dell'entroterra. Ma se da una parte aumentano i problemi, dall'altra sono sempre meno le risorse per risolverli. Ne hanno parlato a Fossombrone il vice sindaco Michele Chiarabilli, gli assessori Prussiani e Lustrissimini, insieme al presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini. Abbiamo messo risorse strategiche un po' per tutto il territorio provinciale, investimenti che si attesteranno sul discorso sia del dissesto idrogeologico che sulla manutenzione straordinaria delle strade. In parte alcuni interventi si stanno facendo rispetto alla pianificazione del preconsuntivo 2014, quindi a breve verranno fatti degli interventi sulle strade più o meno che si attesteranno intorno alla milionata di euro, che prevedono comunque frane e strade. Subito dopo l'approvazione del bilancio provinciale, che dovrebbe essere entro la fine del mese, i primi di ottobre, ci saranno investimenti sulla manutenzione straordinaria, che poi di fatti saranno la chiusura di buche, cunette, alcuni piccoli interventi di asfaltatura che potrebbero aggirarsi intorno al milione, milione e mezzo di euro. Il 70% del patrimonio stradale italiano è di proprietà delle province e in questo momento sono quelle che necessitano maggiori interventi. Così, secondo Tagliolini, le amministrazioni comunali dovrebbero collaborare per individuare e decidere insieme le priorità. Riuscirete a intervenire anche sulla Flaminia? Alcune sollecitazioni le abbiamo già fatte alla Regione, si sta concertando un percorso condiviso affinché alcune tratte della strada possano essere poi restituite ad ANAS in una programmazione interregionale, quindi la logica è di avere una strategia condivisa fra i vari livelli istituzionali. La provincia a breve interverrà anche sul territorio di Fossombrone. La provincia ha finalmente stanziato 75.000 euro per la ristrutturazione e la sistemazione della strada che va dalla rotatoria delle Mosse fino a Ponte degli Alberi, che chiaramente faremo solo dei piccoli tratti, però almeno daremo una risposta importante per tutti i cittadini. È nata questa grande collaborazione con la provincia grazie all'impegno anche del presidente Tagliolini e comunque anche il comune di Fossombrone si rapporta spesso con la provincia e riusciamo a dare delle importanti risposte anche sul taglio dell'erba e quindi sulla manutenzione del verde all'interno del centro abitato e anche sulla manutenzione delle strade. C'è anche un'altra novità che riguarda un quadro molto caro a Fossombrone. Quello è il vero colpaccio che abbiamo così fatto grazie alla provincia. Torna a casa uno dei quadri più importanti realizzati nella nostra città, i pittori di Anselmo Bucci, che mancano da tanti anni perché la provincia aveva avuto così l'accortezza di acquistarlo tanti anni fa e lì era rimasto, campeggiava nell'ufficio del presidente. Discutendoli insieme gli ho detto che gliel'avrei strappato in qualche modo, è stato generoso, gentile, ha capito che quel quadro poteva dare di più alla cittadinanza di Fossombrone, alla cittadinanza tutto, se tornava a casa all'interno della quadreria Cesarini, che è uno dei nostri musei più importanti.